Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati con i video seduti qua tranquilli nella mia postazione. Come vedete mi sono anche truccata, fatta un po' carina per semplicemente andare a, come si dice? Boh, nascondere il fatto che sono in pigiama come sempre nei video a casa. Però almeno lo sforzo di rendermi presentabile l'ho fatto. Come avete letto dal titolo, oggi andremo a reagire ai vostri fail che mi avete mandato su Instagram. Non li ho visti, ho proprio voluto, cioè li ho proprio salvati, messi sul computer ad occhi chiusi perché appunto non volevo rovinarvi la sorpresa e volevo appunto che le reaction fossero il più spontanee possibili. E niente ragazzi, prima di iniziare ovviamente tasto like. Iscrivetevi al canale, altrimenti vi dimenticate. Bando alle ciance, iniziamo con il video. Ma prima di continuare con il video, ragazzi, come sempre vi ricordo che se siete interessati alla mia integrazione troverete tutto sotto il video, link in descrizione. Potrete anche trovare questa bellissima borraccia super super capiente, molto bella. E niente ragazzi, ovviamente come sempre se vorrete supportarmi per i vostri acquisti su Prozis utilizzate il codice SERENA10 per avere maggiori sconti sul sito e noi possiamo continuare. Ok, allora, come funzionerà? Io reagirò. Ma perché siete sempre storti? Cioè, non è colpa vostra, però. Così troppo. Ah. Vabbè, allora raddrizzerò nell'editing. Qua vedete la bellissima borraccia Prozis, così mi idrato nel frattempo. E niente, dicevo che reagirò a tutte, poi ovviamente nell'editing metterò quelle più divertenti, comunque più che mi hanno lasciato un po' così, perché semplicemente non so, non ho idea di cosa ci sia qua. Quindi ora, nel frattempo, ragazzi, vi ricordo che se non mi seguite ancora su Instagram di andarmi a seguire, che ogni tanto generalmente vi chiedo di mandarvi video, performance, le domande, tutte queste cose qua. Quindi se avete Instagram, mi raccomando, andatemi a seguire. Partiamo con la Franci, Franci De Vito mi ha inviato questo. Tra l'altro la saluto e le mando un bacio. Vediamo un po' che cosa ci ha combinato. Qua tra l'altro è con la fortissima Chiara. Vedo già delle verticali su parallele alte. Attenzione. E ho già paura. Oh mio Dio! Riveliamo una. A parte che non era la Chiara, ma è la Framelone, vabbè, comunque un'altra ragazza super forte che le ho trovate nel mio canale. Che ca. Questo è proprio il mio incubo, ma questo incubo ce l'ho già nella verticale a terra normale. Nelle parallele, se vi ricordate in un video di Skills Button che avevo mandato, che avevo registrato, il skill up si era caduto da queste parallele così alte e l'ha presa in quel posto. Fortunatamente la Franci si è salvata, però l'ho vista proprio, proprio brutta, soprattutto le spalle. Rivediamo che è veramente scioccante. No, no, basta, basta. Aiuto. Franci, sei una pazza. Lei è una pazza, fa di tutto e di più, non ha paura di niente. Non dico che dovrei prendere esempio perché io dopo un minuto mi rompo qualcosa, però un po' più di coraggio ci starebbe. Ora proseguiamo con Adriano Rossi, il famosissimo Luca Grignolio su Instagram, che minchia, un anno fa mi continuava a rompere le scatole, credevo fosse un hater, invece no. Vediamo, è qua con due amici al parchetto. Ah, con due B, con tre amici, di cui due piccoli piccoli. Ma questo è assassino? Siete pazzi? Siete pazzi? Devo bere un attimo qua per farmi la mia attraverso tutto. Che poi era anche bella come idea, eh?
Cioè, io rido perché spero che stiate tutti bene, però sono calde come delle polpette, sti due. Vabbè. Oddio, ora vi state rallegrando la domenica. Andiamo avanti con il signor Andrea Brusadelli. Ho già un'anteprima che è già brutto da vedere così. Troppo brutto. Come sempre, mi mettete sempre a fare le cose sulle parallele abbastanza alte. Salvataggio in corner, per salvarsi la testa ha rischiato di spaccarsi una spalla. Cioè, guardate che roba! Fammi sapere, aspetta che non mi ricordo più il tuo nome, Andrea, se stai bene, e grazie per questa perla. Però mi sa che morirò di infarto, non ci arrivo a fine video, raga. Proseguiamo con Edoardo SV, che saluto, Edoardo Chiavacci. O Chiavazzi, non mi ricordo più. Vabbè, Edoardo SV, coach di calisthenics, tra l'altro. Vediamo. Ah, qua è pure addirittura editato. Abbiamo un bel handstand push-up, bello profondo su parallele. Vabbè, dai. Uno almeno l'ha fatto, lo sa fare. Qua brutta, però anche qua si vede l'esperienza delle cadute. Ragazzi, incredibile come tutti i fail per ora siano di verticali, ok? E io mi sono rotto un piede per la verticale, quindi non lo so, quasi quasi fare una raccolta firme per bannarla da qualsiasi disciplina sportiva, sinceramente. Comunque, ti sei salvato bene. Fit Luca SV, è il tuo turno. Ma non avevo dubbi che fosse un'altra verticale. Non avevo dubbi. Tra l'altro hai le scarpe diverse. Ok. Vabbè, se... Cosa ho appena visto? No, no, questo è il più grave di tutti, tra un po'. Cioè, non ho idea di come tu abbia fatto a non morire! No, ma guardate, mancava un centimetro che beccasse la testa. Ma meno di un centimetro. Cioè, guardate che fortuna. Come sempre, le spalle salvano le teste. Comunque, fammi sapere se stai bene anche tu. Giuseppe Di Maria all'appello. Oh, finalmente non abbiamo più una verticale. Andiamo. Back lever, one leg. In sbarra pressione a casa. Allora. Che cadesse quasi così quando esci. Proprio vero che i calistenici bravissimi sulle braccia, ma poi quando si tratta già solo di atterrare sui piedi abbiamo dei problemi. Bella questa, originale. Mi è piaciuta. Jacopo Sartini. Un altro di Jacopo, si vede che sei molto portato questi fail. Ah, sarà sempre stato lo stesso giorno. Beh, intanto intelligenti che per fare adesso quella cosa che volevano fare gli altri vi siete messi almeno gli anelli qua in modo che la persona potesse aggrapparsi, penso. Quindi già prendete spunto. Ok. Vabbè, simpatico anche questo. Sempre i bambini che vengono schiacciati qua. Andiamo avanti. Thunderstenics.
Vediamo un po'. Ouch. Mi dispiace, avevi fatto tutto questo setting perfetto per le loop. Sì, diciamo che queste parallele non vanno mai bene su sedia, ci ho già provato anche io perché tipo sono basse, quindi io non riesco a farci niente. Allora per rialzarle le avevo messe su sedia, ma ti fai solo male. Dai, potevo andare. Che poi è bruttissimo ridere di queste cose, raga. Cioè, non è che. Però come fai? Visto che so che nessuno è morto, ho finito all'ospedale. Cetra underscore 8 verticale. Già lo sapevo. O plancio. O tutte e due. Lei che è partito il drop, zio. Ecco, lo sapevo. Niente, è finita male. Non so come fate a salvarvi tutti così bene. A parte la faccia nel pavimento. Ma. E a parte il braccio. Vabbè, dai, ci sei quasi, sarà per la prossima volta. E ora l'ultimo concorrente, Enzo Di Serio, che me ne ha mandato ben due. Quindi iniziamo con Enzo Di Serio 1. Ma poi è bellissimo sentirmi ridere sotto, raga. Ma poi guardate questo frame. È un meme, raga. Fate dei meme su questo frame, per favore, che mi sto scassando. Grande Enzo, vediamo il tuo secondo. Prevedo già un'altra verticale. Vediamo un cuoco. Vediamo un po'. No, raga, ma dai. Ma dai. Poteva finire male, eh? Molto male. Niente, devi lavorare. Più che altro, più che buttarti così. Aspetta di stabilizzarti. Vabbè. Questo era l'ultimo, aspettate che chiudo qua. Ok, era l'ultimo fail a cui devo reagire. Allora, diciamo che sono stati tutti abbastanza simpatici, belli. Sono contenta di non averli visti prima. E niente, fatemi sapere se vi piace questo format, che lo porterò di nuovo un po' più avanti. Adesso magari reagisco solo alle performance, così vediamo anche qualcuno che fa cose magari strabilianti, non lo so. E niente, quindi lasciate un commento, ditemi il fail che vi è piaciuto di più. Il video direi che si può concludere qua con un po' di flex, che non l'ho fatto manco a inizio video. Qua, come vedete, la condizione sta sempre migliorando, sempre di più. Quindi, appena riuscirò, vi porterò il What I Eat in a Day della nuova dieta. Quindi mi raccomando, state connessi. E niente, ragazzi, il video, come ho detto prima, si può concludere qua e noi ci vediamo al prossimo video.